Cosa mi porto dietro di questa esperienza? Innanzitutto che ci sono. Non era scontato dopo 28 anni di trovare la motivazione per tornare, non dico sui banchi, perché certamente abbiamo avuto un rapporto molto interattivo e di conseguenza non si può dire che siamo stati solamente ad ascoltare. Certo, ha fatto molta impressione ritrovare dei vecchi consigli, però scoprire che abbiamo avuto dei percorsi comuni. In particolare abbiamo scoperto di avere tutti insieme condiviso un punto di svolta, perché lì stava per me un punto di svolta. Dopo la laurea, erano gli anni 80, la metà degli anni 80, gli anni ruggenti dell'economia italiana, comunque se c'eri, se eri disponibile, un lavoro lo trovavi. Chi è venuto qua però ha rischiato, perché chi è venuto non è venuto perché frequentava la Bocconi o perché frequentava la scuola superiore Enrico Mattei. È venuto perché, pur non conoscendo ancora molti di noi, si sapeva che qua c'era una delle migliori scuole di economia che studiava le ricerche industriali in Italia. E in più c'erano i brand, uno vivente, Giorgio Qua, e l'altro invece eterno in qualche modo, Adriano Olivetti. Ecco, a distanza di 30 anni io credo che tutti i valori siano ancora essenziali e condivisi, ma soprattutto, come diceva ieri il professor Balloni, quello che importa è che l'ISTAU ce l'ha con un senso, cioè ci ha dimostrato che c'è un senso non solo nello studio ma anche nel lavoro, e nelle letture in particolare. Ogni tanto, non solo io, ma abbiamo scoperto anche altri colleghi, ci ritroviamo a ricercare e a leggere alcune letture che ci sono state proposte a suo tempo dai docenti, letture che non leggiamo sicuramente sotto forma di sacri testi, ma sicuramente come punti di riflessione in qualche modo ricorrenti nella nostra vita. Quindi cosa mi porto? Mi porto A, l'aspettativa di rifare questi incontri, e l'aspettativa di rifare incontri all'aperto, perché abbiamo visto che all'aperto si sviluppano anche delle particolari biochimiche, con l'aspettativa che ci sia un passaparola, e quindi un network non solamente su internet, ma un passaparola effettivo, cioè che ci si passi la parola anche telefonicamente. Siamo stati bene, ritroviamoci. Quindi grazie a voi cari colleghi e speriamo di essere di più la prossima volta.